Allora, oggi farò una presentazione a un gruppo che sono gli Slayer, che sono abbastanza famosi. Loro in realtà suonano ancora, però io non li ho più seguiti, diciamo, dal 2004 in poi, ecco. Perché comunque secondo me il loro meglio l'hanno dato nei primi CD, è comunque una cosa che è abbastanza nota, nel fatto che loro... Comunque negli anni 90 hanno cominciato un po' a far uscire cose abbastanza scontate a volte, o comunque se facevano uscire comunque canzoni interessanti, risultavano poi comunque appiattite in generale, cioè erano comunque CD che avevano magari una sufficienza non del tutto piena. Comunque diciamo che i primi CD restano fondamentali e difatti oggi vedremo un po' una discografia ragionata, ve la leggerò da questo articolo che è preso da Rock Sound di parecchi anni fa, credo, è aggiornato fino al 2005. E poi intanto vi faccio vedere anche la maglietta che ho, che è carina, anche la maglietta è top, è un top. Questo l'ho preso nel periodo in cui loro avevano fatto quel mega tour in compagnia anche degli In Flames e dei Children of Bodom, se ricordo bene. Allora, da un punto di vista storico, il gruppo si forma nel 1982, più o meno. Praticamente i due chitarristi, Kerry King e Jeff Hanneman, formano gli Slayer, dando inizio a una saga che dura ancora ai giorni nostri. Poi ovviamente gli altri che completano il gruppo sono Tom Araya e Dave Lombardo, e iniziano a fare cover di Judas Priest e degli Iron Maiden. Pensate che il loro primo esordio è stato su Metal Massacre, volume 3. Poi nel 1983 la Metal Blade, intuendo il potenziale, li mette sotto contratto e pubblica l'esordio sulla lunga distanza Show No Mercy, che è appunto uno dei primi capolavori. Gli Slayer mostrano un approccio ancora poco lucido, denotando però una potenza e una velocità inusuali per l'epoca. Difatti, dagli Slayer, che poi di fatto poi nasce comunque la corrente ancora più estremizzata del thrash metal, che in realtà poi sfocia nel discorso di death metal, perché fondamentalmente sono stati gli Slayer comunque a dare il là, sia a un discorso comunque di thrash ovviamente sempre più potenziato magari rispetto a quei gruppi comunque della Bay Area come potevano essere magari per dire Megadeth o Metallica, ma anche ad esempio al movimento death metal, che comunque poi vedremo quando vi farò vedere un altro CD, quello dei Possessed, che poi ancora più degli Slayer sono quelli che hanno dato vita comunque alla scena death metal classica come poi la conoscevamo negli anni 90. Poi nel 1985 esce Hell Awaits. E poi nel 1986 ovviamente esce il capolavoro che è Reign in Blood. Difatti questo disco che adesso vi faccio vedere marcherà a fuoco i successivi 20 anni di musica pesante. Ve lo faccio anche vedere. Io ovviamente ce l'ho originale questo capolavoro. C'è da dire che le copertine degli Slayer in realtà sono sempre state abbastanza bruttine, c'è da dire. Questo poi era il logo classico. Come vedete anche l'artwork del CD anche all'interno è molto semplice, non è niente di elaborato. Ecco, questo ovviamente è il CD più bello di fatto ovviamente dagli Slayer, che ovviamente è il CD che tutti dovrebbero avere, ecco, cioè tutti gli appassionati ovviamente dovrebbero possedere degli Slayer, più che non possedere magari i CD successivi. Poi, ecco, nel 1988 comincia un po' il loro cambiamento di rotta, diciamo così, il loro comunque passare su ritmi un pochino più lenti, che infatti è South of Heaven, che non è un CD che effettivamente piace moltissimo ai fans, io per prima, è comunque un CD che non, secondo me non è comunque ai livelli di Reign in Blood, che ovviamente è inimitabile, ma è comunque anche un CD noioso, eh.
Difatti, poi in questo periodo, nel 1988, con l'uscita di South of Heaven, non a caso Dave Lombardo ovviamente si mette un po' in pausa. Poi dal 1990 in poi, ecco, inizia sempre di più questo gran successo degli Slayer, e sono questa decade è contrassegnata da dischi come Season in the Abyss, e tra l'altro poi addirittura passano su MTV. Gli Slayer trovano il giusto compromesso tra un metal violento e brutale, il thrash degli inizi, finendo per diventare un nome conosciuto in tutto il mondo, persino su MTV passa il loro video. Poi esce un album dal vivo, The Cade of Aggression, e Dave Lombardo lascia la band. Poi c'è nel 1994 c'è sempre un altro CD, che è Divine Intervention. E difatti poi ovviamente dal 1990 fino al 1995 circa è proprio l'apice della nascita del death metal classico. Quindi di gruppi come, soprattutto dalla parte della Florida, quindi gruppi come gli Obituary oppure anche per dire gli Aside, quindi ovviamente il death metal, o anche ad esempio della scena newyorkese, per dire gli Incantation, non gli Incantation, i Benediction, scusate, sono un po' tutti quei gruppi che in questo periodo sfornavano, anche ad esempio gli Incubus Death Metal, che sfornavano un po' questi CD, prendendo ovviamente l'eredità degli Slayer. Poi nel 1996 vabbè, fanno uscire questo CD di, diciamo, di cover. E poi nel 1998 c'è il ritorno con Diabolus in musica. Difatti io nel 1998 me li ricordo perché ero appena un po' entrata nel mondo musicale, compravo i giornali e mi ricordo che difatti Diabolus in musica veniva recensito su praticamente tutti i giornali, Metal Hammer, Metal Shock. Anzi, effettivamente io li ho conosciuti con Diabolus in musica. Difatti, il loro pezzo più famoso, che era stato sponsorizzato all'epoca sui CD che venivano allegati per dire alle riviste, era God Hates Us All. Ecco, poi dal 2005 in poi fanno uscire altri CD, però io, come ho detto, non li ho più seguiti. Nel senso, so che ne hanno fatto uscire anche uno di recente, però non li ho proprio più seguiti, quindi non vi so neanche più dire effettivamente che cosa abbiano fatto da lì in poi. Allora, vi leggo la recensione. Qui c'è proprio la recensione dedicata a Raining Blood, ovviamente, che è il loro CD fondamentale, anche l'unico che comunque io consiglio di avere, ecco, di tutta la loro discografia. Nemmeno gli stessi Slayer si aspettavano un disco come questo. Fanno fede alle parole di Kerry King, che ricorda come in origine i pezzi fossero molto più lenti e lunghi di come li conosciamo. Infatti, i quattro musicisti si trovarono a suonare a una velocità impossibile, quasi senza controllo, alimentati da una furia interna senza precedenti, almeno nel mondo metal. In meno di 30 minuti la band sintetizza quello che verrà anni più tardi conosciuto come death metal, forgiando un capolavoro che fungerà da palestra di allenamento per decine di gruppi. Tra l'apertura di Angel of Death e il finale di Raining Blood, gli unici due brani che superano i 3 minuti di lunghezza, ci stanno 8 tracce ferocissime, che innestano la velocità dell'hardcore su una tecnica di scuola indiscutibilmente metal. Nonostante qualche rallentamento mosh, l'intensità si mantiene costante per tutto il disco, rendendo l'esperienza di Raining Blood faticosa e spiazzante. I testi poi sono la summa del pensiero slayerano. Tra l'altro, appunto, erano dedicati a. C'era Angel of Death, che era dedicato a Mengele, che difatti è una canzone che gli ha sempre fruttato un po' queste accuse di simpatie naziste, diciamo così. Oppure, ad esempio, anche Criminal Insane o Jesus Saves a scatenare le ire dell'America ben pensante, sconvolta dall'afferrato ciclone Slayer, a tirare sulle band accuse di simpatie neonaziste, che ovviamente sono sempre state respinte, perché non è che, diciamolo chiaramente, non è che basta mettersi una croce di ferro e un'aquila per essere dei nazisti, voglio dire. In realtà sono anche tutte cose che uno può fare semplicemente per il look, semplicemente per così, per un punto di, diciamo, di trasgressione fino a se stessa.
Niente, allora questo era giusto per darvi l'idea. Vi faccio vedere altri due CD che vi consiglio, sempre di ambito thrash metal, che però hanno portato a un discorso di death metal, che magari è un genere che comunque vedremo, vi farò magari qualche recensione anche sul death metal comunque classico degli anni 90. Che sono allora i Possessed di Seven Churches, e questo è un CD davvero molto bello. Tra l'altro anche l'artwork, diciamo, colpisce, nella sua semplicità colpisce. Che effettivamente questi, ancora più degli Slayer, sono il CD che ha dato proprio il via, ecco, al discorso death metal poi classico, come lo si è inteso dagli anni 90 in poi, eh. Soprattutto la decade che va dal 1990 fino comunque al 1900. 95, perché poi tenete presente che da lì in poi sono arrivati i gruppi svedesi, per dire, quindi da lì poi è partito un po', diciamo, il trend, come ad esempio gli Influence, per dire, quelli di Colony. Da lì in poi è partito un po' il trend del death metal melodico, che comunque ovviamente non piaceva tantissimo a chi comunque era cresciuto con la scena New York, con la scena di New York e comunque con la scena della Florida. E poi vi faccio vedere l'altro CD che vi consiglio di sentire, sempre inerente al discorso di thrash metal estremo, che sono i Dark Angels di Darkness Descends. Anche questo è un CD che ha dato un po' il via a questo discorso di death metal. E comunque questi tre CD, è vero che vengono catalogati come thrash, però in realtà erano già oltre il thrash, perché comunque erano molto più violenti, molto più feroci rispetto a gruppi thrash come potevano essere quelli della Bay Area, come potevano essere i Metallica, i Megadeth oppure i Death Angel, o anche gli Exodus, per dire, o anche gli Anthrax, per dire. Quindi in realtà questi tre CD qui sono molto più violenti a livello di thrash, per quanto comunque siamo ancora dalle parti del thrash. Però in realtà sono dei CD molto più violenti rispetto agli altri gruppi thrash della Bay Area, che proprio hanno dato il via al discorso del death metal, death metal che poi viene dagli anni 90, anzi precisamente viene dal 1989, se proprio vogliamo essere precise, fino poi ovviamente ad avere i grandi classici degli anni 90. Niente, allora, direi di concludervela qui la videolettura, nel senso mi piacerebbe dirvi molto altro, però come al solito la webcam che non è delle migliori, quindi mi devo accontentare di fare dei video molto, molto stringati. Niente, ci tenevo a farlo, visto che comunque tante volte le persone mi chiedono un po' cosa ne penso, quindi spero di avervi incuriosito, ecco, se volete sentire voi stessi, volete approfondire. Soprattutto questo, è questo che sono un po' Dark Angel sono poco conosciuti, ecco, sono un nome un po' minoritario. Provate a sentire questi tre CD e vedere un po' che effetto vi fanno, se come atmosfera cosa vi comunicano e cosa vi fanno sentire, ecco, poi tenendo presente che quello che comunque c'è oggi ovviamente deriva da questi CD, perché tutti i gruppi, diciamo, che oggigiorno suonano comunque delle ritmiche veloci, aggressive e feroci, in realtà ovviamente hanno preso ispirazione da questi CD qui, che sono ovviamente i precursori. Niente, lo concludo qui, spero vi sia piaciuto, vi rifaccio vedere la mia magliettina carina, mi piace particolarmente come magliettina. E vi saluto, ecco, ringrazio le persone che hanno ascoltato il video e vi saluto alla prossima analisi.